È importante per una comunità avere recuperato o recuperare, anche se lentamente, un luogo che ha segnato la storia delle persone che vivono qua. È proprio così. Questo luogo ha segnato la vita di molte famiglie, anzi per secoli, e ci sono generazioni e generazioni che hanno vissuto qua e continuano anche a dirmi quello che hanno vissuto qua dentro. Particolarmente significativi sono questi due altari, perché ad un altare, che è quello dietro a noi, la gente veniva per pregare, in particolare la Madonna, e quindi qui presentava tutto quello che era nel suo cuore, anche per le vicissitudini familiari, della salute, per i propri problemi. Invece dall'altra parte c'era l'altare detto del suffragio, dove la gente di solito andava a pregare per i propri defunti. Quindi è un po' come un riassunto della vita sia cristiana che di questo quartiere, questi due altari che abbiamo voluto recuperare. I due altari laterali di questa chiesa sono stati finalmente restaurati, un lavoro molto scrupoloso, un lavoro duro. Sì, diciamo che soprattutto per la parte riguardante il pagliotto degli altari, perché erano stati completamente occultati e quindi è stata una piccola, diciamo, scava archeologica, se vogliamo, perché erano stati tamponati con pietre, malte. E quindi noi siamo, diciamo, il parroco poi giustamente avrebbe avuto piacere di ritrovare, diciamo, la vera identità dell'altare, e levando tutte queste malte incongrue siamo riusciti a risalire alle quote originali delle alzate e della sede del tabernacolo, e abbiamo potuto trovare soprattutto nell'altare di destra l'ingombro del pagliotto originale, qui abbiamo poi appunto potuto riproporre nell'altare di sinistra. E quindi insomma siamo contenti di queste. Per quanto riguarda la parte architettonica sono molto simili, anche se l'altare di destra forse è più prezioso perché le colonne portanti sono in marmo e probabilmente vengono da qualche sito qua della nostra, probabilmente della nostra zona, potrebbe essere l'Uni come altre zone. Cosa vuol dire poter restituire a una comunità parrocchiale, ma non solo, un luogo di culto in cui è passata la storia di questa zona? E tanto rivalorizzare appunto una fede vissuta, ricevuta e consegnata, e poi appunto anche guardare a un luogo così bello nella parte restaurata e ricordare che quello nasce veramente da un cuore credente, il quale esprime tutta la bellezza e soprattutto questa bellezza che fa riferimento a Dio e che fa riferimento anche alla comunità di fede, dunque un valore non indifferente per il credente e anche per la città. È un momento di grande gioia, è un momento molto bello, perché la restituzione di un luogo come questo, che è un luogo che ci racconta una storia, che è pieno di arte, è sempre un momento in cui tutta la comunità si stringe. Oggi l'abbiamo visto con tutte le persone che hanno partecipato a questa giornata. Una grandissima soddisfazione, la chiesa aggremita di parrocchiani e di persone che hanno creduto in questa bellissima realizzazione.